io sono l'unico che odia quel cazzo di uccellaccio di merda che fa ta 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 ta. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale, amici miei! Ho la coperta perché ho freddo, qui dove registro fa molto freddo. Siamo tornati ragazzi con la top 5 delle migliori carte che mi avete inviato. Quella di questo video era a tema Marlock. Ora ragazzi voglio fare un paio di premesse veramente molto veloci perché le carte sono state veramente tante. Prima cosa ragazzi miei, dalla prossima volta ci sarà il limite di 3 carte a persona, perché c'è chi me ne ha mandate 20 e non mi sembra corretto nei confronti di chi ne ha inviate solamente una, due o tre. Quindi dalla prossima volta ragazzi il numero massimo di carte inviabili diventa 3. Seconda cosa ragazzi miei, il tema della prossima top 5 lo dirò a fine del video, quindi insomma vedetevi il video fino in fondo per sapere quali saranno le prossime carte che accetterò. Terza cosa ragazzi, mi raccomando, per partecipare vi ricordo che dovete semplicemente premere il link che c'è in descrizione chiamato Hearthstone Card Maker, fare la carta e inviarmela direttamente su Facebook, e magari già che ci siete su Facebook lasciare un like tattico alla pagina, che ormai stiamo quasi in 500 anche lì. Mi raccomando signori, confido in voi che lo facciate. Quarta ed ultima cosa ragazzi, da questo video in poi ho inserito una posizione aggiuntiva, ovvero ragazzi quella con il miglior artwork. Ho notato che molti fanno, disegnano, brigano, cercano artwork veramente fighi, quindi mi sembrava giusto premiare chi per appunto si impegna di più nel cercare un artwork figo per la carta. Detto questo ragazzi miei, vi ricordo di lasciare un bel like tattico per farmi capire che questa piccola serie, micro serie, vi sta piacendo, in modo da per appunto da spronarmi a magari portarla un po' più spesso. Vi ricordo ragazzi inoltre il canale Telegram che dovete e potete seguire signori miei, soprattutto per l'arrivo del Luca Comics, molto importante, molto tattico, molto serio, e anche tutti i vari social, come ho già detto la pagina Facebook, e se volete parlare direttamente con me @PoliLocco su Telegram, e sono a vostra completa disposizione. Andiamo quindi ragazzi a vedere che sono stati i 5 fortunati, in realtà sono 5 più la for fun più l'artwork migliore e più le due honorable mention, in tutto fanno 9 fortunati a finire direttamente all'interno del video quest'oggi. Vi ricordo per appunto che quest'oggi il contest era a tema Marlock, quindi signori miei partiamo dalla posizione numero 5. Posizione numero 5 ragazzi, non va a uno di voi ma bensì a due ragazzi che hanno avuto la stessa idea identica medesima. Per appunto ragazzi Milos Mitra e il carissimo Giovanni Giaccaglia hanno avuto due idee veramente molto simili e peraltro riportate molto dal mondo di Hearthstone. Io vi ricordo ragazzi, piccola parentesi, che le carte che mi inviate, che siano bilanciate Maremmamer, che sia una cosa di fattibile, che sia una cosa che la Blizzard potrebbe inserire nel contesto Hearthstoneano, cercate di fare delle carte più o meno bilanciate, perché mi sono arrivate certe porcate incredibili. Quindi stavo dicendo per appunto che il carissimo Milos Mitra col suo Capitan Dolcetto, il carissimo Giovanni Giaccaglia con Morgle, hanno avuto ragazzi un'idea veramente molto similare. Hanno ripreso ragazzi quello che è un semplice Patches e l'hanno però introdotto a tema Marlock. Milos ha deciso di prendere veramente direttamente l'abilità di Patches e inserirla direttamente a questo Marlock. Quindi molto tatticamente quando giocheremo un Marlock, Capitan Dolcetto verrà sparato direttamente dal deck sulla board. Giovanni invece ha deciso ragazzi di fare una cosa un po' più tecnica, un po' più particolare per differenziarsi. Infatti ha deciso che l'1-1 che verrà spawnato dal deck ragazzi non verrà giocato a seguito di un Marlock, ma bensì dopo che abbiamo giocato la quest dello sciamano, verrà sparato fuori dal deck anche lui già per andare a buffare la quest. Questo abbiamo la quasi certezza di averlo nella mano iniziale, perché signori, dato che la quest la giochiamo a turno 1, è molto probabile che Morgle venga sparato già dall'inizio. Mi piacciono veramente entrambe ragazzi, questa volta vi ho inserito insieme in posizione numero 5 per il semplice fatto che avendo la stessa idea praticamente alla base, mi sembrava brutto escluderne uno piuttosto che un altro. Complimenti quindi a entrambi per aver ripreso questa meccanica molto semplice ma sempre effetto ed esservi guadagnati quindi la posizione numero 5. Posizione numero 4 va Matteo Gatti, amici miei, che ha deciso di fare la vendetta dell'Hungry Crab con il suo Corrupted Hunter, nome in inglese, peraltro ragazzi vi ricordo che potete inviarmele sia in italiano che in inglese, non fa differenza. Ha deciso ragazzi di fare la versione stronza dell'Hungry Crab. Infatti col suo Corrupted Hunter 1 mana 1-2 Marlock distrugge una bestia e guadagna più 2/2. Molto semplice ragazzi, molto lineare, ma soprattutto molto d'effetto. Guardatevi ragazzi anche l'artwork, molto a tema con quello che vedi, con questo Marlock che gira nella giungla ad andare a ammazzare ste bestie, marimma puttana, mi sembra un'ottima vendetta per i poveri Marlock mangiati dagli Hungry Crab. Complimenti davvero a Matteo per un'idea molto semplice, a dire la verità, perché molto semplice ragazzo, però molto effetto, perché sei riuscito a combinare molto bene l'artwork con l'effetto in sé, cosa che non in molti sono riusciti a fare, quindi amico mio veramente complimenti. Chiaramente questa carta sarebbe un po' OP vederla nel meta nostro di Hearthstone, perché comunque le bestie sono anche molto grosse, di solito arrivano anche a 8-9 mana, però ragazzi miei è una carta che mi piace, una carta diciamo l'altra faccia di una carta che abbiamo già visto, e queste cose mi fanno veramente di solito impazzire. Complimenti quindi a Matteo Gatti che si è preso la posizione numero 4.
position number 3, signori, va Leonard Hanganau, che probabilmente avrò pronunciato sbagliato, con il suo giorno dei Marlock, una spell esclusiva per lo sciamano rara, trasforma tutti i servitori in Marlock casuali. Veramente, amico mio, i miei complimenti. Questa probabilmente è la carta con l'effetto più diverso che non avevo mai visto su Hearthstone che mi è arrivata, quindi complimenti, amico mio. Molto bella, mi piace davvero tanto l'idea che sia, diciamo, mass dispel unito a un mass polymorph. Polymorph è una battuta. Anche se in realtà, per appunto, va a combinare in Marlock con questa abilità. Mi piace, ragazzi, per due ragioni. La prima perché potrebbe tranquillamente essere inserita all'interno di uno sciamano. Immaginatevi uno sciamano Marlock, signori, che va a giocare tanta board, poi trasforma i suoi Marlock nella speranza di trovare qualche minion con charge. Secondariamente perché potrebbe essere usata come removal di massa. Potrebbe andare a togliere dei detrattoli interessanti al vostro avversario. Potrebbe essere utilizzata per rompere il cazzo, per appunto, al vostro avversario quando ha costruito una bella board. Quindi ha, diciamo, anche la versatilità del vederla da entrambe le parti. Mi piace inoltretutto, come ho detto al carissimo Matteo poco fa, che anche lui, avendo questa artwork molto, diciamo, a tema con tutti i Marlock che spuntano dal mare e questa abilità che per appunto richiama l'idea di complementare, di unire tutti questi Marlock nella board, per appunto va a fissare correttamente tra artwork e effetto. Complimenti, amico mio. Io, amico mio, azzarderei il costo 5 di mana, perché secondo me, dato che è un removal buono, dato che però può essere usato anche dal punto di vista aggressivo, ma soprattutto dato che il fattore RNG potrebbe farti sentire parecchio, amico mio, secondo me anche 5 mana sarebbe stato equilibrato, però ovviamente rispetto alla tua scelta. Complimenti quindi a Leonard, che si è preso la medaglia di bronzo. Posizione numero 2, ragazzi, la medaglia d'argento va al carissimo Lorenzo Ungaro, spero di aver letto giusto, amico mio, con il suo Sherl. Sherl, ragazzi, è una leggendaria del paladino, chiaramente Marlock, 5 mana, 1-4, Marlock, l'ho già detto, Taunt, Poison, Inspire, dai veleno a un tuo servitore casuale. Mi piace davvero tanto, amico mio, per diverse ragioni. Allora, innanzitutto mi piace la meccanica Taunt e Poison che viene combinata insieme su Marlock, cosa che non abbiamo mai visto nemmeno con Taunt, se non erro, non esistono Marlock con Taunt. Secondo, perché la meccanica Inspire è da non po' che non la vediamo. L'abbiamo vista, se non sbaglio, col Gran Torneo, non vorrei sbagliarmi. Sarebbe bello vederla riproposta anche nelle carte quotidiane che ci propina la Blizzard. Inoltre, ragazzi, ho notato solo ora mentre registro che hai messo come sfondo la, vedete ragazzi, la zampa dietro all'abilità, che vuol dire praticamente che la carta è presa da Angoro. Ancora più azzeccato, perché vedendo per appunto questo fumo di veleno che sale, richiama molto il vulcano presente per appunto su Angoro, su World of Warcraft. Complimenti comunque, amico mio, per aver creato una carta che oltre a essere in sinergia in sé per sé, perché praticamente potrebbe essere pensata come un removal, dato che ha Taunt e Poison. Inoltre dai la possibilità al paladino di creare degli 1-1 con veleno. Immaginate, ragazzi, di avere solo lui in board, creare un omino con l'Hero Power e quindi a sua volta dargli veleno grazie a Sherl. Complimenti quindi, amico mio, per l'idea alla base, molto diversa, molto particolare, quindi i miei più sinceri complimenti anche per la fantasia, chiaramente, ragazzo mio. Peccato solamente, Lorenzo, che soprattutto ci sia stato un altro ragazzo che ha avuto un'idea veramente che mi ha colpito nel segno, mi ha veramente fatto innamorare, ma amico mio, ti sei beccato la seconda posizione in maniera veramente, veramente onesta. Complimenti, amico mio, per la bellissima carta. Prima della posizione numero 1, ovviamente, ragazzi, vi faccio vedere le Honorable Mention, ovvero quelle carte che per un motivo piccolo o semplicemente perché ci sono state delle creazioni leggermentissimamente migliori, non sono finite direttamente nella top 5. La prima, signore, è quella di Simone Bacchetti. Simone Bacchetti che non si prende l'Honorable Mention per il fatto che la carta sia più o meno sbagliata per un errore, ma per il semplice fatto che mi hai portato il secondo artwork più bello in assoluto. Lo so, ragazzi, già altri di voi hanno utilizzato l'artwork che state per vedere, ma credetemi che Simone è riuscito anche che agglomerarlo molto bene tra artwork e abilità in sé della carta. Con il suo minimizzato 3 mana trasforma un servitore in un Marlock 1-1, è riuscito veramente a cogliere nel segno con l'immagine che probabilmente è riuscito a reperire da qualche parte, in realtà non so bene dove. Per appunto, ragazzi, vedete questo piccolo Marlock molto tattico che si è andato a rimpicciolire, da proprio l'idea, ragazzi, di una carta che oltre ad essere un removal, diciamo che riesce a trovare il suo legame con l'abilità in sé. Infatti il Marlock si rimpicciolisce e a sua volta trasforma in un servitore in un piccolo Marlock, quindi per appunto riesce ad agglomerare molto bene testo e artwork, una cosa abbastanza comune che avete fatto in parecchi in questa top. Infatti non è la prima volta che lo dico. Complimenti quindi a Simone. Mi dispiace solamente che l'artwork che mi ha colpito di più sia stato un'altra. Tu comunque fai finta di esserti beccato la medaglia d'argento per questo bellissimo artwork. Seconda Honorable Mention va a John Fish, il vincitore, ragazzi, della scorsa top 5, che mi ha proposto il curatore Pinna Antica, un 3 mana 2-3 Marlock, alla fine del turno rigenera uno di salute agli altri tuoi Marlock. Amico mio, in realtà non c'è un motivo per la quale la carta non sia entrata direttamente in top 5, semplicemente ci sono state 5 lavori leggermente migliori, non è un motivo rispetto a un altro. Questo, diciamo, è il classico esempio di carta che avrei voluto inserire, ma dato che per appunto è una top, se no metto tutti, divento una merda, ho dovuto, diciamo, tagliare su qualcuno.
qualcuno. Mi dispiace quindi, John Fish, che tu non ti sia classificato tra i primi 5. Sappi che la tua carta merita veramente un posto nella top 5. Comunque l'idea mi piace molto alla base, molto semplice, una carta che in realtà io la vedrei già adesso nel meta di Hearthstone. Quindi complimenti amico mio per aver inventato una carta bilanciata ma allo stesso tempo particolare. Peraltro ragazzi, voglio aprire una piccola parentesi riguardo quello che ho detto poco fa. Signori, non offendetevi voi che magari per un motivo o per un altro non siete stati nominati o comunque non siete stati inseriti direttamente nella top 5, perché per appunto, dato che è una top ragazzi, significa che ci sono dei lavori che mi sono piaciuti o meno rispetto agli altri. Capite ragazzi che, come ho detto appunto al carissimo John, la sua carta era molto valida, ma ce ne sono state 5 che mi hanno colpito semplicemente di più. Sappiate che tagliare le carte che purtroppo non sono riuscite a vincere è veramente brutto e doloroso, perché ragazzi ce ne sono alcune che vorrei davvero inserire, però purtroppo non posso. Dopo questa piccola nota dolente, ragazzi, vi faccio vedere il vincitore, colui che ha vinto tutto, colui che mi ha ricordato delle cose bellissime, colui che mi ha riportato alla mente anche il mio tempo a Magic the Gathering, Frank Sarak. Frank Sarak ha creato il soldato coraggioso Marlock con 2 mana, 3-1, Marlock chiaramente, furto vitale, ottiene carica se controlli un altro Marlock. Amico mio, io non so se tu l'hai fatto apposta, non so se tu sei dentro la mia mente, ma io adoravo la carta Scarica Boros, se non sbaglio si chiama così, su Magic the Gathering, ovvero quella carta per appunto della Gilda Boros che faceva 3 danni e curava di 3. Veramente bellissima, amico mio, tu l'hai trasparita perfettamente all'interno di Hearthstone. Chiaramente, amico mio, mi piace tantissimo tutto. Mi piace tantissimo il fatto che possa avere charge se controlli un altro minion. Mi piace il fatto che possa tradare e allo stesso tempo curarmi. Ma ancora più di tutti, ragazzi, mi piace quanto è bello l'artwork rispetto all'effetto che ci hai dato. Da veramente l'idea di una carta del paladino, per appunto col martello, con l'armatura, e soprattutto quindi si lega al furto vitale, ma anche l'idea del charge col minion che si sta scagliando alla rinfusa addosso a chissà cosa. Complimenti davvero a Frank Sarak, una delle carte più belle che mi sia stata inviata tra la scorsa e questa top, chiaramente. Mi piace davvero tanto, amico mio. Miei più sinceri complimenti anche per aver inserito una meccanica praticamente nuova, ovvero che ottiene un buff se controlli per appunto degli altri minion, ma soprattutto perché potrebbe essere una carta inserita direttamente nel paladino già da subito, perché comunque richiede un altro Marlock per essere attivata. È un 3-1 senza abilità nel caso non abbiamo Marlock, perché avrebbe solamente furto vitale e verrebbe tradato da un ping randomico del mage. Quindi complimenti sia per averla fatta equilibrata, sia per aver trovato un bel artwork, sia per l'idea, sia per me. Insomma, amico mio, complimenti per tutto. Prima posizione veramente meritata. Complimenti quindi a Frank Sarak. Ma passiamo ora ragazzi alla categoria for fun, alla carta che mi ha fatto veramente sbregare, come diciamo qua in Veneto, di più appena mi è stata inviata. Alessandro Morabito infatti mi ha inviato un Marlock, un mana 1-1 chiamato The Awakening. Al primo impatto uno dice: ma Poli, come cazzo ha fatto a farti ridere sta cosa? Amico mio, adesso te lo spiego. Grido di battaglia apre la pagina di YouTube e fa partire una live di Poli. Tutti quelli che mi seguono in live sapranno sicuramente che io ogni volta che faccio partire una live faccio partire la canzone The Awakening degli Onlap, una canzone NCS. Io ragazzo appena l'ho vista questa mi sono morto da ridere, perché semplicemente sei riuscito a unire un tema Marlock completamente al randomico con questo Marlock che suona il mandolino, con un meme molto presente nel mio canale. Infatti tutti sanno che appena apro una live di solito parte per appunto la canzone di Awakening. Complimenti amico mio veramente per l'idea molto semplice, molto divertente, che mi ha fatto veramente sbregare da ridere appena l'ho vista. Ho detto: questa è la carta sicuramente che va nella for fun. Davvero complimenti quindi a Alessandro Morabito per aver vinto la categoria per la carta più divertente. Ultima carta di oggi, ragazzi, che vince la categoria per il miglior artwork, questa nuova posizione che ho introdotto con questo video, va a Luca Danieli. Luca Danieli con il suo Pinnadan, punto di domanda, punto esclamativo, punto di domanda, va a vincere chiaramente, ragazzo mio, la categoria del miglior artwork. Io onestamente subito non avevo neanche visto l'effetto che richiama per appunto a Lillidan che conosciamo su Hearthstone. Ma ragazzo mio, il nome più l'artwork va chiaramente a far decretare la tua immagine come la più bella di quelle che mi sia state inviate. La più bella anche perché per appunto sei riuscito anche a darci un tema a tutto questo, perché oltre al nome, oltre all'artwork, sei riuscito veramente a far trasparire un Marlock come se fosse Lillidan quotidiano che vediamo su Hearthstone. Complimenti tantissimi quindi a Luca Danieli per aver vinto la categoria per la carta con il miglior artwork. Amici miei, io spero veramente che il video vi sia piaciuto. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Ringrazio soprattutto, se non sbaglio, si chiama Frank Sarak, ora vado a controllare, sì, per aver vinto chiaramente la top 5 di questa volta a tema Marlock. Signori, per la prossima top 5 sbizzarritevi scegliendo qualsiasi carta, qualsiasi cosa a tema pirati. Maremma merda, mi voglio veramente del male. So che nasceranno le peggio cose questa volta. Il prossimo video, ragazzi, uscirà fra circa 7 o 10 giorni, così hanno tutti il tempo necessario per inviarmi le carte che hanno creato. Vi ricordo che per
scaricherò le carte, basta andare nel link in descrizione e crearla. Divertitevi a mandarmi tutto quello che volete a tema pirate. E mi raccomando, mandatemela su Facebook, così vado chiaramente più comodo. Io ragazzi ringrazio tutti quelli che hanno guardato il video fino a qua. Ringrazio tutti quelli che hanno lasciato like tattico, si sono iscritti al canale e hanno condiviso il video magari per da qualche suo migliore amico, che cazzo ne so. Noi ragazzi ci vediamo con i prossimi video e a Luca Comics mi raccomando siateci che ci divertiremo un botto. Signori miei, tantissima roba, ma soprattutto